Assessore Giovanni Marani, che bello averla qui al saggio di fine anno del settore giovanile SNAP. Qual è la sua impressione assistendo a questo evento? Ma devo dire che ho visto un ambiente molto bello, molto coeso, molto sereno soprattutto, e questo è quello che conta soprattutto quando ci si rivolge ai più piccoli. Fa piacere vedere le famiglie, perché sono quei segnali quando vedi una famiglia che appunto rinuncia a delle ore della domenica mattina per accompagnare il figlio e la figlia a fare attività sportiva. Ecco, penso sia il segnale migliore di una società che comunque vuole ancora investire nel futuro dei propri giovani. Quindi è un bellissimo feeling, penso che, insomma, spero che sia andato tutto bene. Da parte mia sono molto contento. Qual è la sua valutazione dello sforzo di SNAP di coniugare metodo antibullo e sport? Ma guarda, l'attività sportiva di per sé deve avere sempre alla base una valenza educativa, quindi al di là di quando è effettivamente anche esplicitata, che di fatto il metodo antibullo in sostanza nel suo stesso esprimersi comunica già una finalità. Quindi non posso far altro che valutarla positivamente, anche perché appunto riuscire in un momento come questo, di grande incertezza a livello mondiale, riuscire a far capire ai nostri più piccoli, ai nostri ragazzi, di come lo sport può essere davvero un punto di riferimento per se stessi e per la società che hanno intorno, credo sia qualcosa di cui non si può rinunciare. Lo sport come strumento di integrazione, di educazione, di rispetto dell'altro e in un qualche modo anche di corretto approccio. Quindi bene, la società sta lavorando bene. Io tante volte quando ne parlo con loro tendo a dire: non esistono società piccole e società grandi, esistono solo grandi o piccole persone. Ognuno fa quello che può, per il massimo che può. Lo sforzo e l'intensità con cui SNAP sta facendo il suo lavoro, secondo me, dimostrano che è fatta di grandi persone. Grazie. Grazie a voi. Maestro Guareschi, festa di fine anno settore giovanile, cosa ne pensa? Ma devo dire che state facendo delle bellissime cose, in special modo ringrazio il maestro Marco Baratti perché veramente sta divulgando questa bellissima cosa. I giovani sono molto importanti perché sono il futuro, io dico sempre, nella mia disciplina che è la box, però visto che Marco è stato il mio allievo e sta facendo delle belle cose, prima di tutto contro il bullismo, bisogna far capire ai genitori che è importante fare queste discipline. Perché? Perché aiutano. E questo è molto importante, secondo il mio punto di vista, ma vedo che estenderlo nelle scuole è stupendo. Qua ci sono dei bambini, è la miglior cosa in assoluto che potevate fare. Faccio tanti complimenti e un in bocca al lupo, perché queste sono iniziative. Pensateci, perché contro il bullismo questa è una fase molto importante. Grazie maestro Guareschi. Festa di fine anno settore giovanile, sei soddisfatta? Sì, molto carina e divertente. Molto, trovo una cosa molto educativa, e i ragazzi vedono che sono molto coinvolti, e, giusto perché anche quando fanno poi i combattimenti alla fine si abbracciano, una cosa molto, molto bella secondo me. SNAP basa il primo step di apprendimento del Jiu-Jitsu sul metodo antibullo. Cosa ne pensi? Penso che per una ragazza in crescita sia una cosa molto interessante e positiva. Infatti la mia ragazzina tredicenne ha appena intrapreso questa esperienza e molto soddisfatta. Molto importante, anche perché
vedo, tipo parlo mio figlio, 13 anni, comincia ad avere un'età un po' difficile, complicata, e gli viene insegnato proprio a non, cioè a difendersi in maniera molto corretta. E è molto importante per questi ragazzi anche apprendere fin da piccoli questi metodi che sono molto utili per anche a scuola, nella società, per tutto. Il nuovo motto: non litigo mai, lotto sempre. Ti piace? Assolutamente sì, e spero che sia utilizzato dai ragazzini e anche dagli adulti, non sarebbe male. Mi piace molto, anche perché insomma vedo che gli insegnano che prima di agire cercano di parlare, di insomma di confrontarsi e non, sì, esatto.